Per noi è anzitutto una vittoria delle YPG, delle YPG, delle forze siriane democratiche, la cui reputazione con questo procedimento era di fatto sotto attacco. Questa vittoria la dobbiamo anzitutto a Lorenzo Orsetti, cadendo sul fronte di Baghouz, l'ultima risacca dello Stato islamico. Lorenzo ha acceso su questa vicenda dei riflettori, che altrimenti sarebbero rimasti spenti senza la sua lotta, senza il suo impegno. La società italiana sarebbe rimasta completamente all'oscuro di questa vicenda e anche quella dell'opinione pubblica è senz'altro una parte che ha contribuito a questa vittoria. Questa domenica 23 saremo alle 10 allo spazio di mutuo soccorso di Firenze per salutare Lorenzo, per rendergli grazie e per sancire ancora una volta che siamo dalla sua parte e siamo dalla parte dei valori che ha scelto di difendere. E Lorenzo Orsetti è un partigiano della nostra generazione, il partigiano ad oggi della nostra generazione. Quel nome non solo vuol dire un amico, un fratello, un figlio per il suo universo sociale, ma ad oggi quel nome vuol dire una possibilità di scelta. Quel nome rappresenta un modo di vivere la vita. Davanti al cimitero dei martiri di Kobane c'è una frase di Abdullah Öcalan che dice: "Ogni martire è una filosofia di vita". Lorenzo Orsetti è una filosofia di vita, la vita di coloro che scelgono di non rassegnarsi. Lorenzo non ha mai nascosto, anzi ha condiviso sempre privatamente e pubblicamente, che tra le ragioni della sua adesione alle forze siriane democratiche c'era l'insostenibilità di rapporti sociali così come si danno al giorno d'oggi.